Oggi vorrei parlarvi di un tema che mi sta molto a cuore, l'autenticità. La riflessione su questo tema è centrale nella filosofia esistenzialista. Il filosofo tedesco Martin Heidegger riteneva che molte persone conducessero un'esistenza inautentica, vale a dire un'esistenza fondata su ciò che si deve dire, si deve fare, si deve essere. Non un'esistenza basata sulle nostre libere scelte, convinzioni e valori. È l'esistenza del conformismo, l'esistenza della chiacchiera da bar, l'esistenza dell'assenza di autoanalisi e di riflessione critica sulla propria vita. Noi possiamo scegliere se sposarci o non sposarci, se laurearci o andare a vendere gelati sulla spiaggia. Nessuno può dirci se una delle due scelte sia migliore intrinsecamente delle due. Per Heidegger, la persona autentica è in grado di essere per la morte, il che non vuol dire ovviamente uccidersi, al contrario, vuol dire vivere appieno, poiché tiene conto della propria mortalità. La persona autentica prende sul serio la propria finitudine. Ed è per questo che sa godere appieno di ogni momento. Sa che la morte è paradossalmente il vero motore della vita. Per Heidegger, l'essere umano è un progetto gettato. Progetto poiché noi siamo l'unico essere vivente in grado di rispondere creativamente alla domanda: che cosa vuol dire essere un essere umano? Un gatto, ad esempio, è un gatto, la sua essenza è già data. Solo noi possiamo costruirci creativamente. Gettato poiché appunto non abbiamo chiesto noi di esistere nel mondo, ma vi siamo stati gettati. Un altro autore che trattò del tema dell'autenticità, ma questa volta intendendolo in termini prettamente psicologici, è senz'altro Carl Rogers. Rogers riteneva che ci fossero persone in grado di evocare spontaneamente, attraverso la propria comunicazione, fiducia nei propri interlocutori. La caratteristica di queste persone è appunto la genuinità o congruenza. Rogers intendeva la congruenza come una sorta di allineamento all'interno della persona. Un allineamento innanzitutto tra ciò che questa pensa, dice e fa, ma anche e soprattutto un allineamento tra i vari livelli della sua comunicazione, ovvero tra il livello verbale, paraverbale e non verbale. Quando una persona congruente comunica, ciò che dice è riflesso dal proprio tono di voce e dal proprio corpo. Al contrario, un esempio di comunicazione non congruente potrebbe essere una persona che dice ti voglio bene ad un'altra persona senza neanche guardarla negli occhi. Oppure una persona che alla domanda come stai risponda sto bene. Questo tipo di incongruenza nella comunicazione non avviene perché siamo persone disoneste, al contrario, poiché spesso non siamo connessi con il nostro sentire primario, con le nostre emozioni, con il nostro vissuto. Potremmo aver interiorizzato nella nostra infanzia alcune regole. Riprendendo l'ultimo esempio, ad esempio, io potrei aver interiorizzato la regola per la quale se manifesto la mia tristezza vengo considerato una persona debole. Così, non appena qualcuno mi chiede come stai, anziché rispondere congruentemente e genuinamente mi sento triste, rispondo sto bene. Rogers però ritiene che possiamo sentire nel nostro corpo se quanto stiamo dicendo è vero, autentico, congruente con il nostro vissuto. Riprendendo contatto con le proprie emozioni e i propri vissuti e soprattutto comunicandoli nelle nostre relazioni, possiamo vivere vite più piene, libere, spontanee, in una parola, vite più autentiche. Dunque, per fare un sunto di questo video, quali sono i fattori su cui possiamo lavorare per condurre una vita autentica?
Innanzitutto dobbiamo vivere consapevoli della nostra mortalità. Poi dobbiamo realizzare la nostra radicale libertà e progettare una vita che sia coerente con i nostri valori profondi. Poi dovremmo prendere consapevolezza dei nostri vissuti ed emozioni e comunicarle all'interno di relazioni sane. Io spero vivamente che questi spunti di riflessione sul tema dell'autenticità possano risultarvi utili. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi. Ricordatevi di perseguire sempre la virtù e noi ci vediamo nel futuro.